Signore e signori, buonasera, bentornati a Ristorazione. Visto che siamo alla vigilia di Natale, un po' di Natale, abbiamo l'alberello e abbiamo qui con noi anche il Babbo Natale, Marco Cavagnini. Che sembro più l'uovo di Pasqua, quindi non mi sono vestito di rosso, altrimenti Gabibbo e uovo di Pasqua. Bene, questo qua non Ciao. Serve più, lo mettiamo qua, Marco. E bentornati o bentornato? A te, Marco, grazie. Passiamo, allora, questa sera voi starete mangiando, anzi sono proprio l'orario di cena, magari state aperitivando, eccetera, e ci viene già l'acquolina, ma questa sera vi faremo vedere una ricetta che magari non è sul tavolo questa sera, ma un'altra cosa che sarà sul tavolo sarà il panettone o il pandoro. Poi dopo andremo a vedere anche le differenze, così le curiosità, e abbineremo anche il nostro piatto che adesso Marco ci andrà a raccontare e poi troverete in Cucina di Nadia nella preparazione e nella descrizione della tipologia della carne che andremo a fare. Marco, cosa andiamo a vedere? Un filetto di manzo al groppello. Perfetto, quindi andiamo in Cucina di Nadia da Marco Cavagnini a Marco Cavagnini in Cucina di Nadia. Ciao a tutti, ciao Marco, anche oggi siamo qui nella preparazione della nostra nuova ricetta. La nuova ricetta sarà a base di filetto di manzo, come vedete abbiamo già una bella porzione, andremo a tagliarla per poter fare una porzione è circa sempre 200-220 grammi per avere una bella porzione di filetto. Come sempre siamo nella cucina di Nadia, quindi avremo Nadia che viene a preparare il nostro ricetto e Marco Cavagnini che ci presenterà il prodotto che andiamo a presentare. Buongiorno a tutti, dunque io ho pensato di fare questo filetto di manzo in maniera molto semplice, saltato in padella, bagnato con il groppello che è il nostro vino del lago e poi servito con un pesto, quindi è una cosa che potete fare anche tranquillamente a casa. Abbiamo scaldato bene la padella con l'olio, adesso posizioniamo il filetto e intanto che faccio la cottura, se vuoi spiegarci la provenienza del filetto. Certo Nadia, grazie. Allora, qui abbiamo un filetto di scottona, quindi è un prodotto irlandese, questo qua. La particolarità di questo prodotto, come potete vederlo, ha una certa marezzatura, come viene chiamata in gergo, quindi questa marmorizzazione che ha all'interno la carne, che viene automaticamente generata da fibre muscolari e infiltrazioni di grasso, perché queste sono bestie allevate al pascolo, quindi sono totalmente allo stato brado. Questa carne ha anche un'altra particolarità, ovvero è dry age. Il vantaggio di un prodotto dry age, come potete aver visto, è la totale assenza di sangue all'interno. Spesso e volentieri quando noi apriamo delle confezioni dove abbiamo della carne, soprattutto in sottovuoto, questa carne presenta del sangue, è normale, è naturale. In questo caso invece la dry age, e noi lavoriamo delle lombate appunto intere in dry age, viene staccato la testa del filetto e anche il filetto perché altrimenti diventerebbero nere. E la particolarità è proprio questa, quindi quella di creare una sorta di macerazione e quindi fissare gli elementi nutritivi all'interno del prodotto, perché ecco Nadia ora sta facendo questa nebbia padana bellissima che è dovuta a questo groppello del Garda, proprio per tirare la salsa, dove poi noi una volta che abbiamo scottato questo filetto lo passeremo all'interno tirando la salsa. Ripeto e mi lego al discorso dry age, il dry age non è altro che una maturazione di queste carni, di questi elementi nutritivi che ci sono all'interno delle carni, permettono appunto a le caratteristiche, è un condensato, è come se noi riassumessimo tutte queste concentrazioni organolettiche all'interno della carne. Come vedete ho fatto saltare, rosolare a fiamma molto vivace il filetto. Poi ho buttato via il fondo di cottura perché ormai era esausto, comunque in fondo alla pentola abbiamo tutti i succhi che possiamo poi raccogliere, versando il groppello, l'ho fatto ritirare un attimino, l'ho legato leggermente con una noce di farina, di burro e farina per legare proprio la salsa ed è pronto, adesso lo serviamo e ho fatto anche un pesto classico per abbinarlo
Ecco, adesso spiattiamo il filetto al groppello con la sua salsa. Vedete, è molto semplice, perché per legare la salsa basta una noce di burro e farina per legare il tutto, quindi è veramente facile. Poi al centro ci mettiamo questo pesto bello verde appena fatto e un po' di radicchio rosso magari per decorare il tutto, e il piatto è pronto. Potete replicarlo facilmente, secondo me. Buon appetito! Benissimo Nadia, veramente molto molto bello, lucido, e deve essere anche molto molto buono. Quindi complimenti per questa tua ricetta ben riuscita. Grazie, buona serata a tutti. Arrivederci. Ciao, proseguo. Eccoci tornati, sempre da Marco Cavagnini a Marco Cavagnini, ritorniamo in studio. Un piatto davvero bello e buono, suppongo, giusto Marco? Assolutamente sì, difatti poi l'assaggio è stato premiante, in quanto appunto sia la salsa, che è stata fatta appunto con questo groppello che dava appunto questa, chiudeva bene il gusto, e la carne chiaramente, che aveva un gusto particolare appunto attraverso questa tecnica di frollatura, erano veramente molto importanti. Sì. Una cosa, prima di farti una domanda molto molto interessante, nel senso che abbiamo parlato di dry age, quindi ci dici cosa vuol dire, ma salutiamo lo chef Bettini che era chiaramente con voi a fare questa cosa, che lui è sempre il nostro trade union. Sì. Ma apro una parentesi. Per adesso ristorazione ha avuto le mani, le quattro mani di Osteria Le Selvole e in cucina da Nadia. Sì. Con chef Bettini, la chef Laura Tomezzoli, la chef Nadia Covallero. Cogliamo l'occasione di invitare i ristoratori, i proprietari di locali che vogliono vivere questo tipo di esperienza, utilizzare Well TV e ristorazione proprio per farsi conoscere anche, ma certo, provare questo tipo di emozione, tra virgolette, questa esperienza. Noi siamo a braccia aperte, pronti e disposti a ospitarvi in questa bellissima trasmissione. Torniamo quindi, salutando lo chef Bettini e ringraziandolo, a una cosa, cioè hai parlato Marco di dry age, sì. Dry age, giusto? Sì. Ci spieghi proprio in riassunto che cos'è e cosa fa Gergardo in questo? Ma allora, il dry age non è altro che una tecnica di frollatura delle carni, quindi si parla di frollatura di carni quando le carni vengono messe a maturare per un periodo congruo in celle appunto di maturazione, quindi a temperature controllate e umidità controllata corrisponde appunto questo dry age, che è ultimamente una tecnica molto ricercata, soprattutto molto in voga negli chef che vogliono differenziarsi. È un elemento differenziante proprio per un semplice motivo: ha una concentrazione assoluta di nutrimenti, perché questa tecnica permette alle acque che ci sono all'interno, naturalmente che ci sono all'interno delle carni, di fuoriuscire, e quindi è come se fosse concentrato il sapore all'interno appunto di questo pezzo anatomico, in questo caso un filetto. Normalmente vengono utilizzate delle lombate, quindi dei carré interi, dove hai le costate, dove hai fiorentine, filetti, insomma tutta la carne in osso, e la particolarità è appunto quella di riuscire a dare un sapore più importante. Viene in pratica frollata e conservata. Ecco. Quindi questo è un discorso molto interessante per tutti, anche per
per chi non gestisce locali. In realtà abbiamo scelto questo tipo di piatto, quindi questo filetto al groppello, ma può diventare la stessa ricetta fatta con un qualsiasi pezzo, tra virgolette, di carne, uno svuota frigo, come diciamo noi a casa, esatto. Con una carne e un bicchiere di vino, una bottiglia di vino che avete aperta, che sia bianco che sia rosso, ovvio che vi dà una percezione diversa del piatto, però nell'operatività anche quelli come me, nel senso che... Una scaloppina, Marco, viene fatta in quel modo, quindi perfetto. Da una fesa, da uno scamone, piuttosto che da tagli anatomici comunque importanti, normalmente vengono utilizzati i tagli delle cosce che sono quelli più importanti, e in questo caso c'era questa dry age che dava più caratteristica al prodotto, ma chiaramente da un taglio di carne che possono essere due fette di scamone piuttosto che di noce o di fesa, passate in padella e sfumate con del vino bianco o rosso. Quindi per i locali che sono interessati, ovviamente Marco Gelgarda ha la possibilità di fare anche due chiacchiere, ovviamente senza impegno. Ricordiamo che il nostro obiettivo è quello di essere qui a disposizione non solo commercialmente, ma anche come scambio di conoscenza per informare e formarsi anche noi fondamentalmente a vicenda. Ma torniamo a questo filetto di manzo al groppello, adesso andiamo a dirvi qual era il groppello, che è il groppello Scolari di Raffa di Puegnago, quindi vignaioli dal 1929. Scolari negli ultimi anni ha avuto una nuova dirigenza che ha dato un piglio nuovo all'azienda. Io ci sono stato, ho conosciuto i titolari, c'è grandissima passione e ha fatto un salto di qualità. Qui abbiamo utilizzato questo groppello che è nella linea, come chiamata da Scolari, premium, quindi è una linea, diciamo, di un groppello di un valore più alto, ma di un valore economico invece che non ha, nel senso, non richiede grossi esborsi. Questa è stata la nostra esperienza. Ma giusto due curiosità, sapevate che l'etimologia del nome groppello si rifà al suo grappolo compatto e chiuso come un groppo? E l'autoctono della Valtenesi si presenta nella varietà gentile di Mocasina di Santo Stefano, quindi per chi ci segue da oltre la provincia di Brescia, siamo sempre vicino al lago, perché tanti in Italia conoscono la Franciacorta, no? Nella provincia di Brescia, ma ci sono dei vini stupendi anche sul lago fondamentalmente. Gli abbinamenti possono essere ovviamente sia carne arrosti, carne bianche, carni rosse, affettati, taglieri di formaggi, la temperatura di servizio da 16 a 18 gradi e il vitigno è creato da Groppello Gentile, Groppello di Mocasina, Barbera, Sangiovese e Marzemino. Quello che vi invitiamo è andare a vedere le cantine scolari anche sul sito, ve lo ricordo, è www.cantinescolari.it. Vi ricordo un numero di telefono per fare anche gli ordini, li potete fare sia online che telefonicamente, allo 0365 65102. Quindi è stato un buon bicchiere di vino? Assolutamente sì. Perfetto, parleremo poi anche le prossime volte dei bollicine, perché tra poco, tra un'oretta, ci sarà via di bollicine con panettoni e pandoro. Proprio per questo motivo, cosa andremo a presentarvi? Nella nostra rubrica all'interno di ristorazione, il locale perfetto, parleremo proprio di panettone Pandoro. A voi la linea, il locale perfetto. Eccoci qui, abbiamo cambiato sfondo, siamo all'interno del ristorante e stasera, mentre voi siete seduti a tavola, noi siamo sopra i tavoli, ci vedete. E Marco, raccontaci un po' il tuo gusto, meglio Pandoro o meglio panettone? Ma guarda Marco, allora fondamentalmente sono due dolci tipici chiaramente soprattutto del nord Italia, dove è un po' un derby, no? Cioè qual è meglio, fondamentalmente sono tutte e due dei prodotti spettacolari. Direi che negli ultimi anni i panettoni, anche a fronte del fatto che comunque siano nati
tantissimi produttori artigianali e che quindi abbiano elevato. Qui ne abbiamo uno, Candrina. Esatto, hanno elevato molto il livello, cioè eravamo abituati al panettone in scatolato, per capirci, dal supermercato, ora senza nulla togliere, però nell'ultimo decennio veramente sono nati dei prodotti strabilianti da maestri dell'arte bianca, quali possono essere pasticceri, fornai e quant'altro, che hanno veramente evoluto questo tipo di prodotto, che io sdoganerei quasi per tutto l'anno, perché voglio dire, è un prodotto assolutamente, non è legato solamente a Natale, a mio avviso. Poi stiamo vedendo Natale, proprio delle immagini che avete girato a Candrina, giusto? Esatto. A Castelgofredo, in provincia di Mantova. Premiato diversi anni come un panettone veramente top, e quindi il discorso è ben riassunto. Tu mi hai fatto una domanda, io mi sono un attimo dilungato, ora ti rispondo. Purché sia buono, vanno bene tutte e due. Prima di parlare del panettone, parliamo della vera storia del pandoro. Tutti mangiano il pandoro a Natale, ma pochi conoscono davvero la storia di questo dolce delizioso e soffice. Soffice, dolcissimo e goloso, questo dolce è il simbolo indiscusso del Natale insieme al panettone. Quali sono le sue origini e dove è nato? Come per il suo rivale, tra virgolette, anche per questa delizia non ci sono prove certe riguardo le sue origini. Secondo molti, le prime tracce del pandoro risalgono al 1500, nel periodo della Repubblica Veneziana. C'è però chi è convinto che sia l'evoluzione di altri dolci, come il nadalin, un dessert a forma di stella, oppure il pane di Vienna, simile ad una brioche. L'unica certezza è che il pandoro è nato, commercialmente parlando, a Verona, quando il pasticcere Domenico Melegatti ottenne da parte del Ministero di Agricoltura e Commercio del Regno d'Italia il brevetto per un dolce natalizio. Era bensì il 14 ottobre 1884 e da allora il Natale non sarebbe stato più lo stesso. Ma veniamo al panettone. Il panettone viene da pan de Toni? Secondo questa chiave etimologica, Toni, umile sguattero della cucina di Ludovico il Moro, sarebbe l'inventore di uno fra i dolci più caratteristici della tradizione italiana. Ecco la storia. Alla vigilia di un Natale, il capocuoco degli Sforza brucia il dolce preparato per il banchetto ducale. Toni allora decide di sacrificare il panetto di lievito madre che aveva tenuto da parte per il suo Natale. Lo lavora a più riprese con farina, uova, zucchero, uvette e canditi, fino ad ottenere un impasto soffice e molto lievitato. Il risultato è un successo strepitoso, che Ludovico il Moro intitola Pan de Toni in omaggio al creatore. Pensate che Toni, in questo caso, salva la testa del primo capocuoco. Non è così pacifico però il primato di Toni. Intraprendente sguattro se la disputa con altri creativi della pasticceria, fra i quali spiccano Ughetto degli Atellani e Soroghetta. Il luogo della contesa però non è la storia, ma l'immaginario collettivo. Quella di Toni e le altre sono leggende concepite tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento per nobilitare ulteriormente quello che è già il vanto della gastronomia milanese. Ughetto e Ughetta, tra l'altro, sono nomi legati al vocabolo che in milanese sta per uvetta. Ughetto. La vera origine del panettone? La vera origine del panettone va ricercata nell'usanza diffusa nel Medioevo di celebrare il Natale con un pane più ricco di quelli di tutti i giorni. Un manoscritto tardo quattrocentesco di Giorgio Valagussa, precettore di Casa Sforza, attesta la consuetudine ducale di celebrare il cosiddetto rito del ciocco. La sera del 24 dicembre si poneva nel camino un grosso ciocco di legno e, nel contempo, venivano portati in tavola tre grandi pani di frumento, materia prima per l'epoca di gran pregio. Il capofamiglia ne serviva una fetta a tutti i commensali, serbandone una per l'anno successivo in segno di continuità. Una tradizione tutta natalizia. Anche un'altra realtà storica avvalora la derivazione del panettone dal grande pane di frumento natalizio. Fino al 1395 tutti i forni di Milano, tranne il Prestino dei Rosti, fornitore dei più abbienti, aveva il permesso di cuocere pane di frumento solo a Natale, per far omaggio ai loro clienti abituali. L'abitudine di consumare pane di frumento a Natale, quindi, è molto antica. Non c'è da stupirsi, perché molte altre città italiane ed europee condividevano l'usanza del pane arricchito dalla festa.
Le parti messe nero su bianco. Nel 1606, secondo il primo dizionario milanese italiano Varon Milanese, il panatone del Danno e da era un pan grosso. All'incirca 250 anni dopo, nel 1839, Francesco Cherubini, nel suo vocabolario milanese italiano, in 5 volumi, lo chiamava il panatone o panatone de Natale. Ma invece nel 1853 abbiamo le prime tracce del lievito, quindi la prima fonte a parlarne è il nuovo cuoco milanese economico, il ricettario di Giovanni Felice Luraschi. Quindi nel 1900 cominciamo a mangiare degli ottimi panettoni e pandori, ma che sia lasciando da parte un attimino la storia, ma pensando alla tradizione, che sia un panettone, che sia un pandoro, che sia alto, che sia basso, che sia farcito o meno, che abbia l'uvetta o meno, come dice Marco Cavagnini di Gergarda, l'importante è che sia buono. Quindi vi auguriamo in queste feste di mangiarne un sacco buoni della nostra tradizione. Torniamo alla sostanza, quindi vi auguriamo di mangiare i più buoni panettoni di tutte le vostre province, di tutta l'Italia, anche perché in questo momento si dice che il panettone, il pandoro più buono sia al sud e non al nord. Andremo a scovare anche chi è il vincitore del 2020, ma ragioniamo anche per un attimo di quella che è l'importanza invece dei nostri locali, che stasera sono chiusi e quindi in queste feste che cosa fare? Qual è il consiglio che noi diamo ai nostri locali? Quali sono le possibilità in questo momento? Cioè tanti hanno già cominciato a farla. Parliamo di delivery e takeaway, cioè di domicilio e asporto. Cosa ne pensi tu, Marco, di questa cosa? Beh, allora, gioco forza, Marco, parliamocene chiaro. Alcuni ristoratori non sono mai stati abituati, chiaramente, perché una platea seduta al tavolo è chiaramente quello che un ristoratore normalmente preferisce, ma il problema è che in questi casi qua non si riesce a far sedere nessuno. Le ultime norme comunque stringenti hanno ancora più acuito questa situazione e quindi il takeaway, quindi il prendi e vai, o il delivery, quindi il portare a casa il cibo, negli ultimi 2-3 mesi si è veramente, diciamo che è un po' l'evoluzione del 2.0 della ristorazione, Marco, ovvero ci sono alcuni clienti che non vogliono pensare che questa situazione qua vada avanti in questo modo. Purtroppo però dobbiamo anche organizzarci ed attrezzarci, perché non sarà così semplice quella che noi ci chiamiamo ristorazione proprio per questo motivo. Quindi è uno sprono che noi diamo ai clienti della ristorazione, agli operatori più che ai clienti della ristorazione, perché devono essere consci che comunque questa problematica, Covid, non Covid, non entriamo nel campo di queste situazioni, però purtroppo è il 2.0, come ho detto prima, della ristorazione. Chi sicuramente non vuole in un qualche modo prenderla come ulteriore strada per riuscire a trovare clienti ed avere continuità con il locale, avrà indubbiamente delle problematiche nel proseguo. Ora, io non voglio essere cattivo portatore di notizie o essere in un qualche, spero di essere smentito, per carità, però il problema è veramente questo, Marco, ovvero lo stiamo vedendo sulla nostra situazione, aziende comunque in difficoltà, ristoratori che comunque hanno serande abbassate, cioè eventi bloccati, rimandati, cioè questo continuo oscillare nelle onde di questi DPCM piuttosto che fanno in modo che se il ristoratore non è attivo per quello che riguarda diverse strade da seguire, tra cui delivery e takeaway, sicuramente avrà delle problematiche, perché quando non si incassa, gioco forza, ci sono delle problematiche. Questo purtroppo lo stiamo vivendo, ripeto, su tutti la nostra quotidianità, ma diciamo che aziende come le nostre, che sono comunque attive, sono sul campo e vivono questo momento, sono attrezzate per riuscire a dare i consigli e le soluzioni ideali per i ristoratori che volessero cominciare a fare questa situazione. Quindi
non pensiamo che sia più difficile, perché è più difficile avere gente seduta nel locale che non il riuscire a portare il prodotto stesso che si fa per i nostri commensali a casa o far venire appunto il cliente a ritirare il prodotto. L'esempio della pizza in assoluto sappiamo che è così, ovvero pizzerie che sono attrezzate a portarti il prodotto a casa o che andiamo a ritirarlo noi tramite una telefonata e già abbiamo l'appuntamento come dal dentista, 7:15, 2 capricciose, una margherita e una panna e crudo schiacciata, sappiamo che funziona così. Quindi come funziona per quel tipo di prodotto, la pizza è uno degli alimenti più venduti al mondo, così può essere anche per i vostri piatti migliori del ristorante, perché il piatto migliore del nostro cliente, che comunque è il piatto che lo identifica, a volte ti manca e poterlo avere a casa è comunque un vantaggio. Con un colpo di telefono riusciamo ad essere raggiungibili o a raggiungere i clienti. Questa è la soluzione, secondo me, di questo momento, che tra l'altro speriamo passi anche la svelta. Però, ripeto, aziende come Gelgarda hanno soluzioni che comunque sono create per il momento per riuscire a gestire la cosa, sia nei prodotti, quindi negli involucri, sia nei contenitori, sia delle soluzioni che comunque possono permettere di riuscire a gestire il take away o il delivery in un momento purtroppo delicato come questo, per non perdere clienti che abbiamo maturato nel corso degli anni, ma soprattutto mantenere il locale attivo e non permettere ai clienti del ristorante magari di guardarsi altrove. Essere presenti sul mercato anche in questo modo. Esatto. Infatti ci permettiamo di dire, se storicamente sono sempre accadute la peste, il vaiolo e tutte le varie, il virus, l'influenza spagnola, l'asiatica, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è una nuova pestilenza che ci dà però modo di cambiare, quindi fa parte di cambiamento. L'uomo c'è sempre stato e ha sempre migliorato dopo questi eventi. Quindi l'unica cosa è credere nell'uomo, credere in noi stessi e metterci tutto quello che noi abbiamo, quindi nell'asporto, nel delivery, nel takeaway. Quello che noi dobbiamo fare è andare a capire bene quello che vogliono i nostri clienti, capire la zona in cui lavoriamo, avere anche una coerenza in quello che siamo noi, con la comunicazione con i nostri clienti, ma far sì che loro ci seguino, che sanno che noi ci siamo, perché l'unione fa la forza, quindi tutti noi, quindi anche andare a vedere il vicino di casa cosa fa, quindi andare a vedere quello che è il nostro concorrente, prendere spunto, ma far sì che il nostro cliente capisca che noi ci siamo, che siamo lì per lui. Quindi, augurandovi un buon Natale, un buone feste con tutto il cuore, augurandovi che il 2021 sia 10 volte migliore di questo 2020. Non ci vorrà molto. È bravissimo. Da Marco Cavagnini di Gelgarda. Marco Botti, Gusto Eventi. Ristorazione. Tanti auguri. Tanti auguri. A giovedì prossimo.